Nei giorni in cui l'Umbria si prepara ad accogliere nuovi profughi, 20% in più rispetto alle stime di inizio anno dovuto all'inarrestabile sbarco sulle coste italiane, Gubbio ha celebrato la sua giornata della interculturalità e della democrazia. Lo ha fatto con l'iniziativa Un chilometro di tela, che è tornata anche quest'anno, organizzata dall'Ufficio Informa Giovani, scegliendo Piazza Grande per stendere un foglio gigantesco dove gli studenti, ma non solo, sono stati chiamati a riflettere sull'articolo 10 della Costituzione, che recita: lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Hanno partecipato all'iniziativa 400 alunni delle scuole primarie San Martino, Cipolleto, Torre Calzolari, Matteotti, della scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio Nelli, del liceo artistico Mazzatinti, nonché i volontari del Servizio Civile Nazionale. Con loro anche i richiedenti asilo, seguiti dal CIDIS, che hanno dato vita ad una loro interpretazione di Costituzione colorata di bandiere africane. L'iniziativa proprio vuole quindi promuovere attraverso un'opera artistica collettiva, diciamo, appunto quei principi del rispetto dell'altro e della solidarietà che appunto promuoviamo anche attraverso ovviamente il Consiglio Comunale dei Ragazzi. E a fine giornata, diciamo a fine mattinata, la tela verrà separata, ognuno si riprenderà il suo pezzo. Siamo particolarmente contenti perché coinvolge molti ragazzi e tra l'altro noi avevamo iniziato qualche tempo fa con il Consiglio Comunale dei Ragazzi un progetto in collaborazione con gli ospiti del CIDIS che sono qui a Gubbio e attraverso, con l'aiuto dei mediatori culturali dell'amministrazione comunale abbiamo invitato anche in questa giornata loro per appunto in segno della condivisione e dello stare insieme. Al termine dell'iniziativa sono stati tagliati vari pezzi di tela e si è tenuta una piccola marcia che ha sfilato per via 20 Settembre, via Dante, Corso Garibaldi, via Caroli per concludersi in piazza 40 Martiri. Gli elaborati saranno poi esposti nei prossimi giorni all'esterno delle varie scuole per sensibilizzare tutta la cittadinanza.